La pellicola Monsters, Dark Continent, sequel dell'opera che era già stata diffusa nel 2010, ha debuttato al Festival Cinematografico londinese. Nella storia sono passati 7 anni dopo gli eventi del primo Monsters. Le zone infette si sono moltiplicate in tutto il pianeta. Gli esseri umani sono stati estromessi dal vertice della catena alimentare, con comunità disparate che lottano per la sopravvivenza. Sentiamo il regista. La gente proietta su questi mostri tanti significati diversi. Al fin della fiera questo resta un film di uomini in guerra. La gente è interessata ai mostri, ma in proporzione anche l'elemento fantascientifico è importante. I soldati americani sono stati inviati all'estero per proteggere gli interessi degli Stati Uniti dai mostri, ma la guerra è lontana dall'essere vinta. Kill the monsters, baby. That's the fire. We need that out on the field. Parla uno degli attori. È stata un'esperienza cinematografica veramente intensa, dura, non facile. Eravamo in un caldo insopportabile, il soggetto non era facile, alcune scene erano strazianti. Si vedeva uno squadrone di soldati impegnati in un ambiente particolarmente ostile. Noah, un soldato tormentato da diversi viaggi alle spalle, viene inviato in missione. Un soldato americano ha disertato nella profondità delle zone infette e Noah lo deve raggiungere e portare fuori. Il film è in distribuzione da novembre in Nord Europa.